Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Si annuncia alla vostra carità, fratelli e sorelle carissimi, che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 31 del mese di marzo celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. C'è un sottile filo di ironia con il quale Matteo descrive la vicenda che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. Perché da una parte ci sono questi uomini, i magi, di cui non sappiamo molto di più. La tradizione dice che fossero tre, perché tre sono i doni che vengono donati al bambino, l'oro, l'incenso e la mirra, però non c'è scritto da nessuna parte il numero di questi uomini che arrivano da Oriente, non si sa bene neanche da dove. Gli studiosi dicono che probabilmente, visto anche il tipo di doni, dovevano venire dall'antica Persia, dall'attuale Siria, quelle zone lì. Arrivano questi uomini da lontano, un cammino di mesi, di settimane, un cammino lungo, pericoloso, perché ogni viaggio allora era pericoloso. Significava lasciare la propria casa in mano a qualcuno che la governasse, sperando che non succedessero disastri o che chi la governasse fosse onesto, e significava affrontare anche il pericolo di mettersi in viaggio senza poter programmare esattamente tutte le tappe, rischiando di essere assaliti dai predoni, e non era infrequente. Il viaggio costava, perché bisognava portarsi dietro, almeno chi poteva permetterselo, una carovana con tutti i servitori, perché in più si è, più è difficile essere assaliti. Insomma, era problematico mettersi in viaggio. Eppure questi uomini da lontano affrontano il viaggio. Dall'altra parte, nel racconto di Matteo, in questo botta e risposta, c'è il re Erode con la sua corte. E se i magi ci danno proprio la sensazione del movimento, di chi non sta fermo, di chi ha una sana inquietudine interiore che lo mantiene sempre in movimento, dall'altra parte la corte di Erode è granitica, è marmorea, è inchiodata, non è in grado di muoversi. Anche quando arrivano questi uomini da lontano e giustamente gli scribi del popolo dicono: sta avvenendo qualcosa qua vicino, il profeta Michea ha detto: tu, Betlemme, non sei la più piccola fra le città di Giuda,
Da te nascerà un capo per tutto il popolo. A Betlemme era già nato un capo. Betlemme è il paese originario di Davide, del re Davide. Ma Michea fa questa profezia dicendo che ancora succederà qualcosa di ancora più grande, un capo più grande ancora di Davide. E quando gli scribi dicono Erode, è qua, Betlemme è proprio vicinissima a Gerusalemme, Erode manda i magi, non si alza, resta immobile sul suo trono, resta circondato dalla sua corte. Ma anche questi scribi, questi capi del popolo, i sacerdoti che stanno nella corte di Erode, a servizio del capo temporale, perché almeno questo non gli toglie i loro incarichi nel tempio, invece che mettersi in cammino, mettersi in movimento, restano fissi lì dove sono, fermi, immobili. Noi sappiamo che se qualcosa ci attira, se qualcosa per noi vale la pena di essere cercato, allora affrontiamo anche lunghi viaggi, lunghe ricerche, per andare in vacanza nei luoghi più esotici, per andare a vedere uno spettacolo, un concerto, una partita. Sappiamo fare anche lunghe code, anche lunghi percorsi. Possiamo metterci magari in viaggio per ore, per giorni, per raggiungere una meta che desideriamo. Oggi le distanze sono molto più vicine di una volta, quindi non si tratta di viaggiare per settimane. Quello che erano le settimane di una volta, adesso sono ore o qualche giorno. Ma lo facciamo, se ne vale la pena. In questi giorni sono stato a iniziare l'anno in Santa Caterina del Sasso, nell'eremo di Santa Caterina del Sasso, per qualche giorno di preghiera, di ritiro, di esercizi spirituali, e poi ieri sono andato al Fiordaliso, al supermercato, al centro commerciale, perché dovevo comprare un paio di pantaloni e una giacca, ormai si erano distrutti. Era pieno così il centro commerciale. Sono passato dalla preghiera, dalla pace dell'eremo di Santa Caterina alla confusione del centro commerciale durante i saldi. E quante persone rimangono lì tutto il pomeriggio a cercare il capo di abbigliamento che gli serve, è normale, è giusto. Però poi, per quello che veramente ci accende, per quello che veramente, come abbiamo ascoltato dal profeta Isaia, ci riveste di luce. Il mondo è nelle nebbie, come questa giornata uggiosa, è nelle tenebre, ma c'è una luce che ti riveste della sua luce. Poi sappiamo davvero metterci in movimento? Che non significa solamente venire a messa, eh? Certo che ci piacerebbe che tutti coloro con i quali condividiamo la vita condividessero anche la fede con noi, poterci ritrovare a pregare con tutta la comunità. E questa è una domanda che resta. Come noi siamo capaci di suscitare il desiderio di avvicinarsi al Signore anche nella celebrazione dell'Eucarestia? Questa è una domanda che ci resta aperta. Ma molto di più. Andare incontro al Signore significa vincere l'orgoglio che da tempo magari non mi fa più parlare con una persona. Vincere il pregiudizio che mi mantiene lontano da un collega, da un amico, da una persona che vive vicino a me e che non avvicino mai perché io ho già deciso che sarebbe un problema avvicinarmi a quella persona. Vincere la pigrizia di fare quel passo in più verso una persona che magari sta solo attendendo, magari inconsapevolmente, che io gli si avvicini, che io mi faccia vicino a lui. Andare verso il Signore significa tutto questo, perché ognuno di noi ha le sue corti, come re Erode, nelle quali si sente proprio agio. Sto qui, immobile, elimino tutte le minacce al mio potere. Sapete che re Erode era un fuori di testa, era matto. Sappiamo da Giuseppe Flavio, uno storico del primo secolo, che siccome aveva intuito, aveva immaginato che i suoi figli sarebbero stati di ostacolo al suo potere, gli avrebbero rubato il trono, a un certo punto fa ammazzare tutti i suoi figli. Che padre modello, no? Li fa uccidere tutti, perché ha paura che questi stiano cospirando contro di lui per togliergli il potere. Erano fuori di testa. Poi sentiamo di quello che lancia la figlia dal balcone, di quelli che stendono il cavo in via Toscana, il cavo d'acciaio per divertimento. È storia di sempre, fuori di testa ci sono sempre. Quando un fuori di testa è al potere, poi succedono delle cose particolarmente strane. Però ognuno di noi ha le proprie corti, ha i propri luoghi in cui deve difendere la propria comodità,
il proprio potere, il proprio prestigio? Come ci lasciamo interrogare da chi invece si mette in cammino, dai magi che affrontano settimane di cammino, mesi di cammino perché hanno visto una stella, perché intuiscono che qualcosa può cambiare la loro vita? Quest'estate con i ragazzi dell'oratorio ci metteremo in cammino proprio per richiamare la necessità di non rimanere fermi, di non rimanere come Erode e la sua corte. Sappiamo che sta per succedere qualcosa qui a due passi, ma noi ce ne rimaniamo nella nostra corte. Sappiamo che c'è qualcosa che può cambiare la mia vita, ma io ci rimango lontano. Chiediamo al Signore in questa Epifania, in questa sua rivelazione per la nostra vita, il coraggio di metterci in cammino, là dove Lui ci chiama a camminare. Non dobbiamo inventarci dei cammini strani, non è che dobbiamo inventarci cose particolari, ma il Signore oggi, questa mattina, mi sta invitando a camminare in una relazione, in un gesto di generosità, in una scelta di perdono. Qual è il cammino che mi sta chiedendo il Signore? Perché io posso fare come Erode e starmene comodo là dove sono e non accorgermi neanche che il Figlio di Dio sta nascendo nel mondo. Anzi, ritenerlo un problema e, come abbiamo celebrato qualche giorno fa, fare una strage, uccidere tutti i bambini per evitare che il Signore mi chiami a mettermi in movimento, a rivedere la mia vita, a essere un po' più generoso, gentile, altruista. Dove il Signore mi chiede di camminare? Dove l'esempio dei magi mi provoca a non rimanere fermo?